Valencia, cross, Ergi, ancora cross, disturbato Sturaro che però perde il tempo, il cross di Hector, il pallone deviato, Buffon, blocca quasi sulla linea. Questa è la prima volta che Kroos riesce a giocare da solo, senza opposizione, e va in verticale, qui c'è una palla un po' sporca, chiamiamola così. Il pallone è di Rodriguez, intercettato da Pazzani, poi buona scelta, non c'è nessuno, è stata sul giro del fondale, uscita di nuovo, che è ancora il pallone, oggi su Valle, in questo caso, non è perfetto. Ha fatto un intervento da difensore, ha appoggiato la palla col petto per terra e ha rinviato, molto bravo. 38esimo minuto, sempre 0-0, il pallone stava per affiltare dalle parti di Özil, poi c'è stata la chiusura di Sturaro, riceve Buffon e serve Bonucci. Sull'attacco di Schweinsteiger che cerca di tenere botta sull'intervento di De Ciglio, si riesce a Schweinsteiger, pallone in mezzo pericoloso verso Gomez, lo splendido intervento in spaccata di Bonucci e poi De Ciglio che mette in mezzo dove c'è Florenzi che rischia uno stop pazzesco e poi prova a servire Gonzalo con un calcio olimpico, però davvero a rischio gli arbitri della UEFA, cioè il nostro Pierluigi Collina. Barzagli centralmente per Bonucci, Chiellini, il lancio a cercare Pellei, colpo di testa non riesce a Pellei, riesce invece a Neves, l'intervento di Parolo, altro colpo di testa, poi prova ad intervenire Schweinsteiger che riceve un colpo sul volto involontario di Giaccherini, la rimessa laterale per l'Italia, questo tifoso vuol vederci bene. È inseguito da Boateng, di nuovo Chiellini, su di lui Müller, 6-9 il duello di poco fa, va giù Chiellini, l'arbitro lascia correre, non interviene, prova a ripartire la Germania con Schweinsteiger, in spazi strettissimi, è stato bravissimo a tornare indietro Chiellini, a servire il De Ciglio e poi il De Ciglio a Bonucci, tanti applausi per il disimpegno dell'Italia, non era un disimpegno facile. No, assolutamente, anche perché tutto nasceva da un fatto che Chiellini aveva portato palla e si era praticamente infilato in un imbuto senza possibilità di giocare. Bonucci in verticale a cercare Pellè, disturbato da Rodriguez, poi Florenzi, troppo lungo per credere all'inseguimento del pallone, decide, cerca di tenerlo in campo, non ci riesce, il cross arriva troppo controllo, lo recupera successivamente dopo il contatto con Florenzi, servito Hector, viene incontro Özil, ancora Müller, eccolo Özil che prova a dar sfogo alla propria fantasia, al proprio talento. Boateng allarga per Rodriguez, va a chiuderlo Giaccherini, c'è il movimento in profondità ancora di Özil, ma preferisce ricominciare da Boateng, lancio lungo a cercare Hector, il colpo di testa di Florenzi, arriva dalla parte opposta Hummels, circondato da avversari, prova a recuperare il pallone Sturaro, non ci riesce perché Rodriguez è Hummels è un gigante. Girarsi la profondità per lei, centralmente per la parola, allarga per Sturaro, il pressing ancora Sturaro, il cross a cercare Eder, il colpo di testa è stato di Rodriguez, poi cross, lo affronta subito Sturaro, servito Giaccherini, prova la conclusione, rimpallata da Schweinsteiger, Parolo, Chiellini, indietro per Bonucci, e adesso di nuovo applausi. Questa è l'occasione più chiara di tutto il primo tempo, l'abbiamo avuta noi. Anche per come è stata costruita con il solito schema di lancio delle azioni di Bonucci per l'inserimento di Giaccherini, meccanismi perfetti. Non è arrivato però 1-0, a un gol che sta per essere battuto da Florenzi, da persone sul secondo palo, il colpo di testa da allontanare, è stato di Hector dalla parte opposta, rimessa laterale per l'Italia che resta in zona di attacco, 3 minuti oggi, complicatissimo. Il pallone questa volta va in calcio d'angolo, dunque la Germania ha la possibilità di battere questo corner con il 45esimo che sta per scadere, un minuto di recupero. C'è cross da Angolino, sono saliti come al solito i difensori centrali, batte cross, pallone teso sul primo palo, tocca la testa di Sturaro per farla allontanare, arriva Boateng che l'ha postata al limite dell'area per la conclusione da fuori, colpo di testa di Chiesa, si guarda qui dentro.
distanza di Silvio Kimmich nel partito in favore dell'Italia. Adesso un po' di polemiche tra Kimmich e De Silvio. E l'arbitro dice a Kimmich di stare sereno. Grande partita di De Silvio in questo primo tempo. Arriva il fischio dell'arbitro che sai, finisce il primo tempo 0-0 tra la Germania. Dobbiamo trovare un argomento per voglio, non è che... Se mi dice se compri un paio di scarpe o una maglia, una camicia, che c'ha più scarpe lui di me che sono una donna, allora mi incavo. Se compri un libro o un vinile, compratelo. Madonna. Non è vero?
anche perché il Conte sta pensando cosa aspetta di fare di la prima via rimanente. 104 minuti, ma continua a incitarli tutti, uno per ora ad essere super esigente. Sì, lo manca però da vicino Barzagli. Pazzo, non vuole soprattutto uno contro uno con l'avversario. Müller prova ad allargare pur scivolando. Carisma che ha Insigne Walter, Lorenzo Insigne caricato a palle e torni da Antonio Conte al posto di Eder. Cambia ancora l'Italia, eccolo inquadrato la regia di Vincenzo Belli. Lorenzo Insigne una scivolata di pallone, ancora Paolo con Matteo Anchini che il pallone sbuca dalle parti di Müller, poi Özil prova a girarsi, tocca a corto per Müller, sempre Özil ed è affrontato da Giaccherini, il pallone centrale per Kroos. Hummels servito Draxler, ancora Hummels, poi il pallone per Kroos centralmente verso Özil, affronta Giaccherini. Punta in attacco la Germania, il pallone per Kimmich, punta De Sciglio, cerca lo spazio per i cross, poi ricomincia da Özil, finalmente per Kroos. Kroos non segue Sturaro per un modo migliore nonostante sia esausto, pallone di prima verso Müller che prende, dove non ci sono compagni, non c'è Gomez, entrato nel secondo tempo sull'1-0.